E preparare questa pasta insieme a me, guarda che bontà! Adesso faccio aprire le bombole. Aggiungerò anche del vino bianco dai fori per far aprire meglio le bombole. Tutti gli ingredienti ormai si sono insaporiti. Aggiungo la pasta direttamente nel tegame. Quindi aggiungo un bicchiere di acqua per ogni 100 g di pasta. Copro e metto a fiamma alta finché non vedrò uscire il vapore dai fori. Si vede benissimo che esce il vapore, quindi apro e cercherò di far aprire bene i lidi in modo da avere una cottura uniforme. Adesso aggiungo anche un po' di sale, senza esagerare perché la pasta non andrà scolata. Aggiungo anche le zucchine e lascerò completare la cottura a fiamma bassa. Mi punterò un timer per il tempo di cottura della pasta, un minuto e meno vi consiglio. Trascorso il tempo di cottura della pasta, come vi dicevo, calcolate sempre un minuto e meno, la scopro, ovviamente la mescolo bene e controllo se c'è brodo a sufficienza, altrimenti se voglio posso aggiungere anche un altro goccino di acqua. Quindi completo con il prezzemolo e con un filo di olio crudo. A questo punto posso anche assaggiare di sale e di pepe e posso anche aggiungerne ancora. Altrimenti do una bella mescolata, copro e spengo e lascio ultimare quest'ultimo minuto di cottura a fiamma spenta.